cantica che contiene le due parole fondamentali di tutta la Divina Commedia. La prima è libertà e la seconda è responsabilità. Libertà. Libertà significa appartenere. Appartenere non è una limitazione della nostra libertà, è appartenere e sentire parte dentro di noi qualcosa, qualunque cosa essa sia, qualunque sia la cultura, il mestiere, qualunque cosa essa sia, è libertà perché ci appartiene, perché la creiamo noi. Ed è responsabilità, perché Dante comincia il suo viaggio nella notte e dice: e io solo uno m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietade. Anche lui non voleva cominciare questo viaggio e si trova di fronte a una scelta come quella che facciamo ogni giorno, importantissima, che state facendo voi oggi. E non per spaventarvi, ma questa responsabilità è quella decisione che l'uomo sente di sé, per cui il sì e il no che salva il mondo lo sentiamo pesare sulle nostre spalle, ed è la responsabilità della cultura. Perché la libertà è un diritto meraviglioso, ma è anche un dovere. Il viaggio di Dante, quando arriverà in paradiso e rifletterà il suo volto nella luce di Dio, non resterà lì, in quella luce. Tornerà tra noi, qui, per l'umanità e nell'umanità. Ecco la responsabilità. E quello per cui studiate, per cui scegliete oggi, questa sera, in questi giorni, insieme ai vostri compagni, è la responsabilità e la libertà che vi pone nel mondo. Quello che è veramente importante è che non c'è autografo della Divina Commedia, e questo sembrerebbe un peccato per i filologi e i critici, ma la vera realtà è che l'uomo è come un tempio delle antiche rovine classiche, ma dentro di sé ha un'anima costruisce quasi per miracolo, pietra su pietra, la nostra umanità. Quindi siete voi quella biblioteca, custodite voi dentro di voi qualunque cosa voi amiate. Dante arriva in paradiso anche grazie alla fatica, ma grazie alle cose che ama di più: Beatrice e Virgilio, la cultura. E anche voi, grazie a questo amore, potete scegliere, potete rendere la vostra vita straordinaria. Potete far sì, ed è questo che diceva anche Primo Levi, io ho necessità che voi comprendiate questo seguir virtute e conoscenza, perché è grazie a qualunque Ulisse voi scegliate di essere, a qualunque percorso, a qualunque limite voi tendiate, la vera umanità è questa: guardare alle stelle e scegliere. Qualunque limite, qualunque folle volo voi vogliate fare, l'importante è che lo scegliate per voi e per noi. E alla fine, quando voi raggiungerete quelle stelle, quel mondo sconfinato, l'ultimo viaggio di Dante è dentro di noi, nei nostri gesti, nelle nostre azioni, nei nostri sogni, nel vostro e nel nostro, ma soprattutto nel vostro, volgere gli occhi alle stelle per scrutare, indagare e sognare quel mondo sconfinato. Voi, qui, oggi.